Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova puntata speciale perché come nelle due precedenti puntate si tratta di Splatterpoint Summer Edition, la versione risicata, anche perché mi ero promesso che in estate non avrei tenuto degli appuntamenti di Splatterpoint, però non posso non recensire le nuove uscite di Spasmo Video e altre uscite ovviamente altrettanto interessanti. Quindi, parlando di Spasmo Video, Digit Movies e quant'altro, oggi abbiamo proprio tre film del quintetto che mi è arrivato pochi giorni fa. Parliamo di Alice Was My Name di Brace Bel Tempo, ABC of Superheroes e Legion of the Night. Partiamo subito con ABC of Superheroes, ovviamente inutile dire che è molto 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 ispirato a ABC of Death, anche se qui i registi sono solo due. Nomi impronunciabili, ma ci proverò. Jens Holzer e Oliver Tietgen. La mia pronuncia è sempre fantastica, però anche voi registi, cioè nomi di registi un po' più semplici, grazie. No, scherzo. Un film che vuole riprendere ovviamente la saga, oddio, il fenomeno ABC of Death, trasformando il tutto, meglio, basandosi tutto su il fenomeno o comunque la tematica dei supereroi. È un film che, nonostante non sia proprio horror, ma più basato appunto sul mondo dei supereroi, è comunque un film molto violento, molto splat e anche abbastanza zozzo, perché di tette e culi, scusatemi il francesismo, ne girano davvero un sacco. Altra cosa da tenere in considerazione e da menzionare è da dire che all'interno del film, come attori, ci sono un sacco di special guest davvero interessanti. Abbiamo principalmente Uwe Boll, tutti lo conosceranno, lo ricorderanno per House of Dead, Rampage, Seed, insomma, un sacco di film abbastanza discusso poi come regista. Poi Fred Olen Ray e uno su tutti, anzi due su tutti, Jörg Butgereit, o George Butgereit, o Butgereit, che dir si voglia, ovviamente Necromantic per farvi ricordare chi sia, e Lloyd Kaufman, Mr. Troma. Quindi solo questo può aiutare, anzi può obbligare ai fan a vedere assolutamente questo film. Tornando alla trama, la trama è completamente folle, tutti i segmenti sono completamente trash, ma volutamente trash, c'è un abuso della computer grafica, anche qui totalmente voluto. E le trame dei segmenti, dai titoli alla messa in scena, tutto è davvero, davvero, davvero un qualcosa di completamente folle. Ci sono omaggi, ispirazioni a supereroi appartenenti a filoni di film, di fumetti, di cartoni animati, cioè basta vedere, c'è uno dei segmenti totalmente ispirato ai Masters of the Universe, qualcosa ispirato al discorso di uomini pesce, Bigfoot strani, che poi più che un Bigfoot è uno scimmione, se non sbaglio è addirittura il primo segmento dove c'è questo scimmione azzurro in questa sorta di ufficio dove si fanno comunque studi eccetera di esperimenti vari. Per un errore, uno dei colleghi, dei vari colleghi di questo ufficio, dei vari impiegati di questo ufficio, viene trasformato per sbaglio in un scimmione azzurro. In un scimmione che andrà poi ad uccidere tutti i vari colleghi nei modi più disparati. È veramente un film folle. Un altro cortometraggio, un altro segmento davvero folle è quello dove, senza spoilerarvi troppo, però il superpotere di queste eroine è la propria vagina. Non voglio dirvi altro su questo film se non che, essendo solo due i registi,
i personaggi, gli attori sono abbastanza ridondanti, si ripetono un po' tra un segmento e l'altro, e questo forse fa perdere un pochino l'interesse nel film. Anche un po' la trame vanno un po' ad intrecciarsi, c'è sempre un cortometraggio cornice, un segmento cornice che poi va a collegare e a diramarsi tra i vari segmenti, però va magari a far perdere un po' questa ridondanza, va a far perdere magari un po' l'attenzione nella visione del film. Però si tratta veramente di un film folle che va visto assolutamente a pieno, anche perché anche come contenuti extra c'è il trailer dietro le quinte e altri ulteriori cortometraggi, quindi ABC of Superheroes. Poi se amate ABC of Death non potete che guardare Il cuginetto in versione supereroi. Arriviamo ad un altro regista cult dell'indipendente, che altro non è che Matt Jesse, che tutti ricorderanno per il film Cazzutissimo. Non so se questo, cioè, questa assimilazione vi ricorda qualcosa, perché il nostro regista è il regista famoso del più famoso Necrophiles, dove in questo film c'era questo ritornante, chiamiamolo così, questo morto vivente che uccideva tutti a suon di membro super, questo diciamo mostro super dotato che uccideva col proprio membro chiunque gli passasse attorno. Veramente un film folle, ma qui siamo totalmente da un'altra parte, nonostante il regista sia lo stesso, ma qui siamo nei dintorni della fantascienza e dell'action, perché il tema principale, il personaggio principale di questo film sono questi simpatici omini che sono dei super uomini creati in laboratorio, super assassini che uccidono a destra manca anche loro, ma ci sarà il classico buono aiutato da questo scienziato che cercherà di mettere a posto, di mettere ordine in questo caos, e di uccidere, di sterminare tutti questi super uomini. Anche perché poi c'è un aneddoto dove faccio un minimo di spoiler, il buono della situazione viene ucciso, ma poi è riportato in vita dal nostro scienziato, e anche lui un super uomo ma buono contro questi cattivi. Lo splatter è veramente ai minimi minimi termini concentrato in un paio di sparatorie abbastanza sanguinanti, ci sono dei squid fatti benissimo, e c'è un'uccisione ai danni di due homeless che è abbastanza truce, però per il resto sì, c'è qualche teschio, testa scarnificata, qualcosina, però veramente lo splatter è, come dicevo, ai minimi termini. Quello che impressiona questo film, o comunque che rende godibilissimo questo film, è proprio il mix perfetto tra action e fantascienza. Sembra di essere di fronte ad una puntata pilota di una serie TV fantasy alla Doctor Who, per intenderci, degli anni 90. Una cosa molto, molto carina, e nonostante il budget si difende davvero molto bene. Altro film che si difende molto bene nonostante il budget è il nostro Alice Was My Name, o Alice Was My Name, di Brace Bel Tempo, un film che si può definire tranquillamente Rape and Revenge, quindi violenza e poi vendetta, o comunque violenza carnale, stupro e poi vendetta, ed è proprio quella la trama, perché una bellissima ragazza che vuole coronare il proprio sogno, cioè diventare un'attrice, quindi va a fare qualsiasi tipo di casting, si propone a qualsiasi casa di produzione, via dicendo, ma insomma viene rimbalzata qua e là, fino a che degli aguzzini, diciamo, la traggono in trappola promettendole di far parte del prossimo film famosissimo, bellissimo, eccetera, eccetera, ma è poi solo una scusa per stuprare la nostra povera protagonista, picchiare e violentare, quindi davvero diciamo una cosa brutta, diciamo così, che però va poi, lo dice il genere Rape and Revenge, va poi a
risultare una vendetta, o comunque a risolversi poi con la vendetta della nostra protagonista. Ed è inutile dire che la vendetta sarà molto violenta. Dicevo che Brace ci regala un film davvero sporco sia nella trama che nella tematica, ma soprattutto anche nella fotografia, una fotografia molto sgranata, molto ruvida, che rende il film ancora più disturbante. Tutti gli attori fanno un ottimo lavoro, sono tutti abbastanza credibili, chi più, chi meno, ma tutti veramente sopra la media, e il film è davvero godibilissimo. L'unica pecca, a mio avviso, se posso permettermi, è un po' la musica che è davvero troppo presente in alcune parti. Cioè, mentre io avrei apprezzato un pochino più una musica di fondo, un background musicale, un po' di tensione qua e là, ci sono alcune parti che sembrano veramente che si sta raggiungendo la fine del film, quando invece siamo quasi all'inizio o alla metà. L'unica pecca che mi sento di portare, diciamo così, di opinare a questo film, ma è una cosa totalmente personale. Come dicevo prima, gli effetti sono realizzati molto bene, alcuni mostrati in toto, alcuni solo suggeriti, però risulta comunque il nostro Alice Was My Name un'ottima opera ultima, anche perché si tratta del 2021, è proprio nuova, nuova, fresca, fresca, uscita per Digit Movies, del nostro Brace Beltempo, che ci regala anche nei contenuti extra, in questa edizione, un sacco davvero di pappa. Partiamo dal trailer del film, dal trailer del suo precedente Carpenter's House, il trailer di un documentario Wild Canary Island, cortometraggi vari, videoclip e quant'altro. Quindi anche per, oltre al film, anche per i vari contenuti extra, consiglio vivamente di beccarvi questo Alice Was My Name, anche perché il cinema indipendente italiano di qualità come questo va supportato. Quindi ricordo ABC of Superheroes, Legion of the Night e Alice Was My Name. Anche questa puntata speciale Summer Edition, chiamatela come volete, di Splatterpoint giunge al termine. Ci vediamo assolutamente a settembre con la nuova stagione di Splatterpoint in chiave normale, quindi magari non più settimanalmente, ma sicuramente ogni 2 settimane ci sarà la consueta puntata con i vari inserti, trailer, eccetera e quant'altro. Ma per ora beccatevi queste Summer Edition. Ok? Alla prossima, un saluto da Peach, ciao!